domani Pescara Venezia, inizio ore 14. In questo momento non si può prescindere dal 3-5-2. In difesa Sorensen con Bocchetti e Scognamiglio, sulle fasce Balzano e uno tra Masciangelo e Nzita. A centrocampo Valdifiori, Play, De Sena e Tabanelli, mezzali. Rigoni dovrebbe partire dalla panchina. Tra le linee Macin alle spalle di Setter. Siamo naturalmente nel campo delle supposizioni. Indisponibili Maestro, Giannetti, Memusciai e lo squalificato Busellato. Breda. È chiaro che per dare un senso al prezioso pari di Empoli bisognerà cercare di tornare alla vittoria, insomma, da subito contro il Venezia. Ecco, servirà qualche soluzione offensiva in più, visto che gli attaccanti sono a secco. Mi riferisco a Galano e a Setter, addirittura dal 19 dicembre 3-2 col Monza. Bisogna dare continuità a quel tipo di prestazione, perché abbiamo visto che attraverso questo tipo di prestazioni abbiamo fatto le cose migliori fino adesso, e quindi logico che deve diventare un pochino una costante. Dobbiamo certamente migliorare dal punto di vista realizzativo, perché sono d'accordo, soprattutto Setter, ma anche Galano non sono riusciti a dare una certa continuità, perché passa tutto da là. Sul discorso dei punti è logico che sei ultimo, devi fare punti, e devi fare i punti nel più breve tempo possibile, nel massimo rispetto del Venezia, perché è un'altra squadra forte, con una identità ben marcata. Però noi abbiamo visto che non è un problema di forti o non forti, perché con le prime abbiamo fatto forse le migliori partite. Affrontare l'Empoli e portare a casa un punto, e secondo me in maniera anche meritata, credo che sia una grande prova di convinzione in un momento dove ne avevamo poca. Considerazione proprio di natura statistica, perché 16 dei 17 punti in classifica sono stati conquistati con la difesa a 3, quindi la conferma arriva anche dai numeri, semmai ci fosse ancora qualche dubbio. Certamente è stato il modulo che ci ha dato più equilibrio e anche più risultati, più punti fatti sul campo. Qua potrà anche essere che in futuro, o gara in corso, in certi momenti della stagione, poi anche magari tornare a riutilizzarlo. Quindi non è che una cosa va abbandonata definitivamente. Credo che non con i risultati, ma in certi momenti della gara, ha dato anche qualche buon segnale. È logico che va migliorato e bisogna lavorarci. E in questo momento il tempo per lavorarci non è che ce ne sia tantissimo. Venezia ha battuto la Cremonese 3-1, un risultato a mio avviso che non fotografa per intero l'andamento del match. La Cremonese ha fatto molto meglio, una partita decisa da episodi, Eurogol di Forte quando la partita era ancora in bilico a 10 minuti dal termine. Ecco, il Venezia si è messo a specchio, perché la Cremonese si è schierata secondo il canone del 4-2-3-1, quindi c'è stata questa variazione del sistema di gioco da parte di Zanetti, che però domani potrebbe affidarsi al 4-3-3. Prima impostazione del gioco è affidata a Ceccaroni, uno dei due centrali. I due esterni spingono tantissimo, bisognerebbe forse approfittarne, visto che insomma nel 3-5-2 sono determinanti, dovrebbero essere determinanti proprio gli esterni. Venezia è una buona squadra, perché al di là dell'ultimo risultato viene da una serie positiva e da prestazioni positive, cambiando qualcosina, perché usa sempre la difesa 4 con dei terzini di spinta, e alternando i 6 da centrocampo in avanti, perché ha fatto 4-4-2, 4-3-1-2, 4-3-3, e anche nel corso della partita ha queste continue variazioni di posizione, però appunto ha anche dei punti deboli, che la partita sulla falsa riga di quella di Empoli, con grandissimo equilibrio, poi dopo cercando di migliorare certamente anche l'aspetto di sviluppo, però cercare anche poi magari di utilizzare quelli che possono essere i loro sbilanciamenti.